Buonasera a tutti ragazzi, siamo al castello di Fossa d'Albero, bellissimo locale, giardino eccetera, siamo a vista piscina, guardate che meraviglia ragazzi, abbiamo due splendide tavolate grandissime di singolo, siamo circa un centinaio in questo posto bellissimo ragazzi, bene bene, guardate che meravigliosa piscina qua, io ho già fatto un bagno prima quando sono arrivato, adesso dopo ne farò un altro con i singolo, adesso vediamo. Buonasera a tutti, buonasera, ecco qua, adesso iniziamo la nostra serata. Allora. Oh, 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 oh. Allora. Ragazzi, buonasera a tutti, buonasera. Benvenuti alla serata dei single. Facciamoci un caloroso applauso, ragazzi. Un applauso sulla folla, ecco qua, ragazzi. Benvenuti, welcome in the party, come si suol dire, benvenuti qua a bordo piscina di questo bellissimo locale. Oh, arriveranno, questi ci sono in giro, sono al bar, guarda, sono già arrivati tutti. A sedere. Secondo bagno. Quindi ragazzi, siamo qua, siamo qui riuniti, come che dice quella cosa, eccetera. Vedo che ci sono tante new entry, vedo che ci sono. Chi è che è new entry questa sera, non è mai venuto alla serata dei single? Guardate ragazzi, lo facciamo vedere perché qualcuno delle volte su Facebook dice sono sempre quelli. Sulle mani! Io non capisco proprio. Sulle mani! I nuovi! Vabbè, allora Massimo ti sei messo qua. Va benissimo, perfetto. Ok, va bene. Allora ragazzi, io mi presento per chi non mi conosce, io sono Celestino, sono colui che ha inventato questo format che si chiama Serata dei Singoli Tour, sono 14 anni e un mese che faccio queste serate perché il 17 giugno è stato 14 anni, quindi tra un po' faccio un mese, quindi ragazzi è veramente un bel po', ecco, che vado in giro per l'Emilia Romagna, per l'Italia eccetera, a portare questo forno che serve per conoscere nuovi posti, nuovi cibi, ma soprattutto, come dico sempre io, serve per risvegliare emozioni. Noi questa sera siamo qua per risvegliare le farfalle nello stomaco, questo è il motivo per cui noi stasera siamo qua. Come faremo a risvegliare le farfalle nello stomaco? Noi abbiamo un metodo infallibile. Voi non dovete flirtare necessariamente solo con la persona che avete davanti. Potete anche farlo, Potete anche fargli piedino perché non è vietato. Non è mai stato vietato neanche col Covid, perché dai piedi non si attaccava. Quindi figuriamoci se lo posso vietare adesso, ecco, diciamo. Comunque, voi dovete guardarvi attorno, quando vedete una persona che vi piace, uomo o donna che sia, dovete prendere carta e penna e scrivere un messaggino con quello che vi esce dal cuore, ragazzi. Scrivete, vi firmate con il vostro numero identificativo, fuori scrivete a chi lo dobbiamo portare. In questo modo si metterà in moto un meccanismo che porta a sviluppare farfalle. Ragazzi, invito tutti a venire a tavola, perché io non ho ancora capito chi è che non è venuto, chi è che è a tavola, che poi ottimizziamo i posti, ecco, se c'è qualche posto vuoto magari sposto qualcuno. Quindi prendete il vostro posto così da capire e vediamo un po', perché purtroppo spesso tanti prenotano e poi bidonano senza avvisare, purtroppo è una piaga che non riusciamo a destirpare e vabbè, quindi qualche volta purtroppo capita. Quindi abbiamo già delle signore che si fanno delle belle foto a bordo piscina, adesso le faccio anch'io, vai. Eccole qua, spettacolari. Abbiamo dei bellissimi sfondi, ecco qua queste belle donne, vai. Perfetto, perfetto, vai. New entry, abbiamo delle new entry qua, che roba, ragazzi. Anche degli uomini new entry. Perfetto, perfetto. Tu sei nuovo, vero? Sono nuovo. Lavato con Perlana. Ora, sei nuovo, eccolo qua, come ti chiami? Cosa mi chiamo? Renato. Renato, da dove vieni? Da lontano. Viene da lontano, viene da Ferrara. Cosa fai di bello della vita? Sì,
il bandito. Il bandito è anche dimagrito il bandito, ragazzi, avete visto? Poco. Mangia poco perché sei innamorato, ti sei innamorato. Ah sì, tanto. Ah, si è innamorato e mangia poco. Ma ovvio che mi innamori anch'io perché ne ho bisogno qua. Vabbè, ok Renato, come lo vuoi la donna ideale tu? Come la voglio? No, io non tanto alta. Magra. Donna non tanto alta e magra. Riccia. Ah, riccia pure. Oh. E? Mora. Mora. E? No, i baffi no. Ma ha delle esigenze questo signore? Ma tu cosa fai nella vita? No, ho fatto pagare le tasse. Io per motivi di lavoro non posso essere. No, no, non no, così. Però voglio dire. Lei sente un po'. Ciao Renato. Bene, bravo Renato. Non ho nessun ragazzi. Problema, benissimo. Io sono single, però sono vedovo da 2 anni e non vorrei andare su Facebook. Adesso non cercheremo di, però quando siete in baracca non si può fare niente. Però non farmi le foto dirette. Va bene. Ornella, vogliamo cominciare? Sedetevi perché non capiamo chi è arrivato e chi non è arrivato. Dove siamo noi? Ma sei mezz'ora che siete arrivati. Ma tu non ci hai detto niente? Ho detto andate da Celestino, cosa vi devo dire? È brutto, saranno cavoli suoi. È brutto. L'è bello? Perché ho le palle, voi no? Beh, senti, può fare il capricorno con me, Ascoltate ragazzi, allora, sedetevi perché allora, non si capisce chi è arrivato, chi non è arrivato, che partiamo. Aspetta un attimo. La partita, ragazzi, hai detto che sei tu, Rosanna. Fare il pulpo. Rosanna, sì. Mettiti qui, dai. Ho tanta pazienza. Mamma che roba. Oh! Allora, Fabio. Un sorriso, vai a dimmi. Dai, vedi, la volta sei in terzo. Lo so, ma sono tutti in giro, oh, però non so. Vediamo Renzo, ce l'hai in fondo. Allora ragazzi, ce la faremo, ce la faremo. Un po' di ghiaccio. Vediamo un po' se abbiamo già qualche pomodino di ghiaccio. Questa prova qua che qualcuno ha già iniziato a scrivere. Vediamo, vediamo. Non si beve a cosa? Allora. Ah. Capita. Messaggio, messaggio, messaggio. Ragazzi, il primo messaggio di questa sera va a una donna. La numero 4, ragazzi. Donna numero 4. Che fortuna, ragazzi. Che fortuna, benissimo. Ciao, ciao. Numero 4, ciao. Come ti chiami? Ciao, Katia. Katia, da dove vieni? Dalla provincia di Padova. Dalla provincia di Padova, perfetto. Cosa fai di bello la vita? Una parrucchiera di Padova. Ma chissà come li fanno i ricci a Padova. Quadrati. Allora, ricci con i capricci, come in tutto il mondo allora. I ricci sono sempre capricciosi. Ascolta, tu come lo vorresti il tuo uomo ideale? Dimmi. Classica domanda. Dolce. Un uomo dolce.
Allora, stanno dicendo che il commercialista è dolce. Io non l'ho mai assaggiato. Io so la miele. Come si intende dolce? Non lo so, comunque. Vabbè, ascolta, quello che hai di fronte sicuramente è discreto, perché non è ancora arrivato. È strano. Possiamo fare questo. Cambio? Ah, sì. Se non arriva, cambi. No, ma dopo spostiamo lui. No, ti metto. Ah, ecco. Allora, guarda, io ti do questo messaggio e spero che cambi veramente la tua vita. Speriamo, vai. Ecco qua. Sei emozionata? Fammi sentire il cuore. Mi sembrano i fuochi d'artificio, ragazzi. È super emozionata questa ragazza. È una ragazza sensibile, vuole un uomo dolce, ragazzi. Mi raccomando, eh. Va bene, allora, vediamo un po', dopo ci mettiamo un attimo. Allora, vogliamo chiamare questo qua? Però se uno prende, vede... In tutto. Avete le donne davanti col telefonino, adesso ve li vengo a portare via. Sì, sì, io il telefonino. Ah, vedo. Ho quattro figli, quindi devo per forza rispondere. Ma anch'io, ma sanno dove sono e loro sono a casa loro, eh. O no? Ragazzi, andiamo da un uomo, il numero 140, ragazzi. Abbiamo un messaggio per un uomo numero 140. Chi è quest'uomo, ragazzi? 140. Uomini, guardatevi i numeri. 140. Scritto. L'hanno scritto. Ah, l'hanno scritto. Sarà in giro. Vai a vedere un po' chi è. Tieni stretto. Anche sotto il letto. Vieni qua, dammi qua, dammi qua. 140, vediamo un po'. Buonasera. Ah, non è il 140. Anzi, sinceramente sono incazzata come una bestia. Allora stammi lontano, come deve andare. 140. È il commercialista, ancora. 148, non è lui. 148. Chi è il 140? Allora, ragazzi, fra di noi abbiamo un ottico. Abbiamo un ottico che ha un negozio a Tresigallo. Quindi colei che ha scritto il messaggio al 140 può rivolgersi all'ottico, perché il 140 non c'è stasera. Quindi ha sbagliato a scrivere. Quindi non lo so. Io cosa devo dire? Io non lo so. Non c'è. Qua è 140. Non è venuto. Non lo so, ma chi l'ha scritto? Ah, avrà visto qualcosa che non c'è. Vabbè. Allora. Adesso non vediamo niente. Sì. Non è tu che numero hai? Il 108. 148, ha scritto, metti 8, è 148. Ma c'è? Buonasera, ben arrivata. È un po' che come ti chiami? Viviana. Viviana, da dove vieni? Da Ravenna. Cosa fai di bello nella vita? Non fa niente. E come vorresti l'uomo ideale? Ci hai rinunciato? Allora vieni qua a cercare una donna, no? Ah, vieni qua a cercare una donna, va bene. Perché ha rinunciato agli uomini, ragazzi. Dobbiamo fargli cambiare opinione, eh? Assolutamente, mi sembra giusto. Ragazzi, che bella piscina, eh? Ragazzi, chi di voi ha il costume da bagno? Alzi la mano chi ha il costume da bagno, che fa anche rima. Tutti uomini? Ci buttiamo così senza costume. Ah, ci buttiamo così senza costume. Perfetto, va bene. Ah, ok, va bene. No, perché ho visto tutti uomini, non volevo fare la sagra. Vabbè, andiamo avanti. Ragazzi, messaggio per la numero 4.
Donna ancora. Ehi, tieni. Ancora la numero 4, ragazzi. Io penso questa ragazza qua farà strage di cuori questa sera. Ciao, numero 4. Allora, il primo messaggio è gratuito. Il secondo costa un euro. No, te lo dico, prepara degli spezzoli, perché io penso che stasera qui mi arricchirò. Che te devo dire, ragazzi? Qui abbiamo un altro messaggio per la numero 4. Perfetto, vai. Bene, bene. Andiamo avanti. Perché? Qui le emozioni si rincorrono. Eh? Stiamo parlando di donne nude, uomini nudi. Sì, di fare il bagno nudi. Andiamo. Ti spaventi te. Il bagno nudi. Ma quali in questo momento? 148. È Renato. È Renato 148. E ne so io che ti scrivo. Io sono un povero postino. L'ambasciatore non porta pene. Guarda il mio biglietto. Devo guardare io. Ma io ho fatto... Cosa è porno? È un biglietto porno, dai, lo facciamo su. Allora, sembra una secca. Esatto, una secca. Con gli occhi e i capelli. I capelli non vanno più di moda, quindi... Allora, ragazzi, abbiamo gli uomini che ci scrivono i messaggi con gli uomini. C'è qualcosa che non va. Fammi vedere se mi viene un qualche ricordo di gioventù. Guarda cosa mi fa. Sembra un matto. Sì, allora, ottimizziamo un po'. Mettigli anche la barbetta come le pecore. No, io no. Adesso qui ci metto un altro. Non c'ho neanche la pelle. Qua mi sa che non vengo. Era 149. No, sposto te, dai, vieni qua, dai, che qua vedo che non vengo. Vieni qua, vieni. No, no, vieni qua, vieni qua. Cioè, non vengo, vieni, vieni, prendi il bicchiere. Ottimizziamo. Dov'è Davide? Prego. Ecco. La bottiglia è vuota, forse. C'è dello smuzzo anche qua. Anche qua c'è il... No, no, va bene, va bene. Qua va bene. Lì possiamo che cavarli, che sono stretti. Anche lì, guarda. Adesso vediamo. Sono le 9:30. Ah, ce l'è! Ci sono quelli che arrivano tardi, quelli tre che arrivano tardi, ma due. Ce n'è uno che arriva tardi. Uno? So che ho scritto, ma... Allora, vediamo un po' se abbiamo un altro messaggio, ragazzi. Tra un po' arriveranno i primi. Allora, numero... Ogni tanto vi abbiamo. Ma perché lui è un po'... Numero 32. 32, ragazzi. 3-2. Eccola qua, l'abbiamo trovata, benissimo. Dov'è? Ciao 32. Come ti chiami? Ilenia. Non vuole. Ecco, parlo. Cosa fai di bello della vita? Un corriere SDA, fantastico, una donna Speedy Gonzales. E vai. Sarà contenta la gente quando ti porti pacchi, vero? Sì, è fatto. Ascolta, tu come lo vorresti il nuovo ideale? Devi dire a Valerio. È naso squilino. Non lo sa. Il resto lo sa. Un uomo astemio che non beva. Ah, ok. Se no spende troppo. Beve lei per lui, quindi va bene? Poi? Ah, poi basta. Respiri, sì, è il minimo, dai, però. È una battuta vecchia scontata quella, dai. Vabbè, e niente, a posto allora, vai. Ok, bene. Allora, uno, due, tre, stiamo vedendo se riesco a inserire questi signori qua, qua in mezzo. Uno, due, tre. Sembra morto. Voi dovete stare vicini per forza, no? Voi due volete venire qua in mezzo?
Sei sicuro di quello che hai? Uno, due. Tesoro, non lo ascolta, non lo chiedere a me, perché stamattina mi ha strillato nelle orecchie mio fratello, io non sapevo niente. Ti ho obbligato a fare video? No, perché mi ha visto in un video, loro ho detto che si faccia i fatti suoi. Ah, beh. Allora, se i primi tardano un po', io suggerivo, ragazzi, volete fare un balletto? Vediamo un pochino se un lento a bordo piscina porta a sviluppare farfalle, ragazzi. Farfalle dello stomaco dobbiamo fabbricare questa sera. Vediamo un po'. Vediamo. Sì. Signori, vediamo un pochino. Se qualcuno fa ballare una signora, ne abbiamo abbastanza, quindi vediamo un pochino. Proviamo questa. Come si può cantare a bordo piscina? Questa, vai. Signori, invitate le donne a ballare. Vediamo un po', facciamo un bel lento. Vediamo che è il primo che apre la pista, ragazzi. Primo uomo romantico. Forza signori, questa serata a bordo piscina, vediamo chi apre la pista. E vuoi da bere? Vieni qui tu per me, te lo dico sottovoce, amo te come non ho mai fatto in fondo, con nessuna vieni qui in secondo. E se hai bisogno e non mi trovi, cercami in un sogno, amo te, quella che non chiede mai, che non se la prende se poi non l'ascolto. Ho un pensiero che parla di te, tutto cuore, ma tu sei la cosa più cara che ho, e se mordo una fragola mordo anche te. E quando sento il tuo piacere che si muove lento, ho un brivido tutte le volte che tu batte con il mio, poi nasce il sole. E ho un pensiero che parla di te, tutto muore, ma tu sei la cosa più cara che ho, e se mordo una fragola mordo anche te. Sei un piccolo fiore per me, se l'odore che hai mi ricorda qualcosa, vabbè, non sono fedele mai, e ora lo so. Stanno arrivando i primi ragazzi. Ma non ha ballato nessuno qua. Ragazzi, com'è che non ballate qua, Ma quest'anno che va a caldo, quando ballate? Adesso avete fame, ho capito. Va è bene. Caldo. Qua
Allora, vediamo un pochino, ragazzi, adesso stanno arrivando i primi. Ci prendiamo una piccola pausa, vediamo un attimo. Ui, che zanzare grosse che ci sono qua. Siamo a Ferrara. Allora. Dai, mani alle Pauline. Ragazzi, buon appetito. No, queste mangi tutto freddo. Sì, tesoro. Così non mi strino la lingua. Questo bel bordo piscina qua. Vai. No, fai un po' di foto. Perché aveva voglia delle lasagne alla Bologna. Ah, invece mi aveva fatto però io vabbè, più leggero di così. Del rosmo io non l'ho mangiato, ragazzi. Abbiamo un messaggio per la numero 4. Tanto per cambiare, dobbiamo cambiare un po', ragazzi. Abbiamo un messaggio per la numero 4. Eccola qua, numero 4. Segna 2 euro all'uscita per la numero 4. Siamo già a 2 euro, è un'ottima risorsa. È la donna ideale questa. Dimmi. Ah boh. Devi ma spedirgli un messaggio, dopo lo chiamiamo. Ma chiamalo, ma se non ho il messaggio scrivigli. Il postino va da quelli che hanno la posta, non è che va. Ma i pacchi vanno da chi non ha i pacchi. Beh, esatto, cioè devi scrivere, scrivi, ringrazialo.
ringrazialo, di chi sei? Who's that man? Ragazzi, uomini, abbiamo le donne curiose, vediamo un po'. Oh, oh. Questi non sono venuti. Che uomini che abbiamo, ragazzi, che strani uomini, veramente. Che strani uomini. L'hai detta perché è uomo. No, lo so, però io se prenoto in un posto ci vado, se no dico che non ci vado. Boh. Eh sì, eh? Io compio gli anni dopodomani, ragazzi, eh? La grande festa sarà a Massa Lombarda, al ristorante sul bacino. Al momento siamo oltre 200. Abbiamo gente da tutta Italia, hotel tutti pieni. Se volete venire, ancora posto c'è. Eh? Come? 1964. Vicino. Ah, vicinissimi. Almeno così dicono, io però non mi ricordo. Potrei essere anche molto più giovane, ragazzi, eh. Molto. Per domenica sera, okay. Manda sempre WhatsApp. Se volete venire, ragazzi, a fare prenotazioni, mandate sempre WhatsApp, eh. Perché io se no non mi ricordo niente. Ve lo dico. Ovviamente. Io non sono fotogenico. Allora vediamo un attimo se abbiamo. Buonasera, buonasera. Vai, bonsoir, madame. News. Tu vuoi nessunai. Vediamo che finisce di mangiare, poi facciamo un po' di lenti. Abbiamo un messaggio, ragazzi, per la numero 23. Donna numero 23. Ehi! Hanno preso di mira un uomo. Ecco, l'hanno preso di mira, guardate. Ciao, ciao. Paola, vieni qua un attimo, dammi il telefono. Devo fare un video specifico. Dammi. Devo fare un video, tieni questa tu. Se vuoi inquadra anche te, ma tieni questa. Allora, intanto foto, guardatemi. Vai, dove vai? Stai, stai. Perché volevo mettermi indietro. Ah, sei furbo te. Era meglio davanti. Oh, acceso il ventilatore, che bello. Dietro non ti vedi, te lo dico subito. Se ti siedi meglio lì è meglio. Siediti che è meglio. Allora vai, cosa avete da dire? Vuoi il microfono? Tieni. Allora, questi tre baldi giovani arrivati stasera dalle vicinanze, in mezzo alle zanzare, alla piscina, agli altri. Gli devo scrivere. Fuori mi vuoi. Si sono permessi di il numero della ragazza, ma qui la dobbiamo portare. Abbiamo visto un'altra ragazza. No, lo devi scrivere. Allora ok, che in quattro scrivi il numero qua. Ah, ok. Qui sopra scrivi il numero. Qui. A fare. Non si dice. Vado in piscina. Ah, ecco. Dopodiché sono andata dalla ragazza, l'ho portata qui, li ho presentati e la ragazza mi ha detto: non sono per me. Ah. No, detto così sembra una fiaba. Una fiaba che potrebbe avere anche un lieto fine. Ma sicuramente non è a lieto fine, perché lei è accanto a un ragazzo veramente bellissimo. È timido, ma è un bellissimo ragazzo. Complimenti. Dammi quella parte. Hai messo foto? Sì, foto. Grazie, grazie della lauta spiegazione. E quanti messaggi, ragazzi, quanti messaggi. Sì.
scusate, assistente sociale. Davide, dove vai? Ragazzi, ho due messaggi per la numero 23. Numero 23, ragazzi. Chi è questa donna fortunata? La numero 23, eccola qua. Dov'è, dov'è, dov'è? Sì. Dov'è la 23? Oh, buonasera. Capperi, 23, eccola qua. Cazzo di sedie, le possiamo anche cavare dopo, vabbè. Non servono a niente. Ciao, come ti chiami? Maura. Maura, da dove vieni? Da Ferrara. Da Ferrara, cosa fai di bello nella vita? Lavoro. Lavora, perché chi non lavora non fa l'amore, ragazzi, eh? No, chi non lavora non piglia pesci. Non piglia pesci, ma qua in piscina non ci sono pesci da pigliare. Come lo vuoi l'uomo ideale? Come lo vuoi l'uomo? Non ci pensa mai. Come viene, viene. E vai, così si fa. Vai. Prego, madame. Due messaggi per la 23. Benissimo, fantastico. Sta avendo successo. Grazie. Ok. Hola. Beh, questo è normale. Ragazzi, un messaggio al numero 123. 1, 2, 3, ragazzi. 123. Ah, oh, eccolo qua. Ciao 123, come ti chiami? Domenico. Si chiama Domenico. Da dove vieni, Domenico? Da Copparo, qua vicino. Cosa fai di bello nella vita? Operaio metalmeccanico. Un operaio metalmeccanico, perfetto. Come vorresti la tua donna ideale? Sincera e con tanto amore. Allora, una donna sincera e con tanto amore. Perfetto. La coppia inizia a fare ballare qualcuno e qualche donna, ragazzi, eh? Vediamo un po'. Forza, ragazzi. Forza, fate ballare queste magnifiche donne. Paese mio che stai sulla collina, steso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono e niente sono la tua malattia. Paese mio, ti lascio e vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto, forse niente, e domani si vedrà, e sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei sono quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato, perché stavo bene in loro compagnia. Ma tutto passa e tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Con me porto la chitarra, se la notte piangerò, e una legna di paese suonerò. Finalmente una coppia! Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato,
la noia, l'abbandono, il niente sono la tua malattia. Paese mio, ti lascio e vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Con me porto la chitarra, se la notte piangerò, e una linea di paese suonerò. Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato. La noia, l'abbandono, il niente sono la tua malattia. Paese mio, ti lascio e vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Con me porto la chitarra, se la notte piangerò, una nenia di paese suonerò. E sarà, sarà quel che sarà. E sarà, sarà quel che sarà. E sarà, sarà quel che sarà. So io, ti preoccupare. Ehi! Vai ragazzi, acceleriamo un attimo, un pelino. Vai! Lenti signori, forza! Bisogna conquistare le donne, vai! Siamo a Fossa d'Albero di Ferrara per gli spettatori che lo stanno chiedendo. Oh! Ehi signori, pista! Fosse stato un motivo per stare qui, ti giuro sai, sarei rimasto sì. Son convinto che se fosse stato per me, forse adesso sarei laureato. E magari se lei fosse stata con me, adesso sarei sposato. Se fossi stato, ma non sono mai stato così. Insomma dai, adesso sono qui. Vuoi che dica anche se soddisfatto di me? In fondo non sono mai stato soddisfatto di che? Ma va bene anche se alla fine il passato è passato. Liberi, liberi siamo noi, però liberi da che cosa? Che cosa c'è? Chissà cos'è? Finché eravamo giovani era tutta un'altra cosa. Chissà perché? Chissà perché? Forse eravamo stupidi, però adesso siamo cosa? Che cosa che? Che cosa se? Quella voglia, la voglia di vivere, quella voglia che c'era allora, chissà dov'è? Chissà dov'è? Ragazzi, abbiamo un po' di coppie in pista, sento il vento delle ali delle farfalle che sbattono.
Abbiamo 5 coppie farfalle a go go. Oh, oh, oh. Uomini, fate ballare le donne che ci sono. Hey. 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 Che cosa è stato? Cos'è stato cambiare così? Mi son svegliato ed era tutto qui. Vuoi sapere anche se soddisfatto di me? In fondo non sono mai stato soddisfatto di che? Ma va bene anche se alla fine il passato è passato. Liberi, liberi siamo noi, però liberi da che cosa? Che cosa c'è? Chissà cos'è? E la voglia di ridere, quella voglia che c'era allora, chissà dov'è? Chissà dov'è? Cosa diventò, cosa diventò quella voglia che non c'è più? Cosa diventò, cosa diventò? Che cos'è che ora non c'è più? Cosa diventò, cosa diventò quella voglia che avevi più? Cosa diventò, cosa diventò? Come mai non ricordi più? La 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 la. Ti aiuto, eh? La 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 la. Insomma ragazzi, un po' di farfalle le abbiamo messe in moto. Attenzione che la palla si rompe. Hey. Hey. Adesso ragazzi, qualcosa di più di lì. Sono andato in bagno prima, ho visto un sexy boys. Hey. Abbiamo una camera qua, la 209, mi hanno detto il cameriere che c'è una camera che si chiama 209. Vera mancata, no? Ragazzi, stanno arrivando i secondi. Andiamo a tavola che mangiamo i secondi, ho visto che qualcosa è già arrivato, benissimo, grazie. Abbiamo messaggi a Gogo. Vediamo un po' di consegnare anche questi, ragazzi, così. Intanto che abitiamo i secondi che stanno già arrivando, facciamo un Erika. Message in abato. Scusi, venga giù se no non mi danno da mangiare qua. Mettine pure uno lì, va, la signora. Aspetta, ci vuole un po' di tempo. Ci vuole occhio al femore, occhio al femore. Chi è, beh? Oh, chi è? Oh, ne so io. Ragazzi, abbiamo un bellissimo secondo. Adesso mangiamo quello, dai. Mangiamo quello. Vediamo un po'. C'è un caldo pazzesco. È il caldo è dappertutto, eh. Oggi è la giornata più calda, dicono, dell'estate. Oh.